Ciao e benvenuto nel mio canale YouTube sugli animali. In questo video parleremo di come aiutare i gatti a superare la paura delle scatole. Nella vita di molti gatti le scatole rappresentano un mistero e talvolta una fonte di paura. Tuttavia, aiutare i nostri amici felini a superare questa ansia può migliorare la loro qualità di vita e rafforzare il nostro rapporto con loro. In questa guida esploreremo 5 modi efficaci per aiutare i gatti a vincere la loro paura delle scatole, promuovendo il loro benessere e la loro fiducia. Numero 1. Introduzione graduale. L'ansia dei gatti verso le scatole è una caratteristica comune, spesso attribuita alla loro natura curiosa ma al contempo cauta. Per aiutare il tuo amico felino a superare questa paura, è fondamentale adottare un approccio graduale ed empatico. Inizia introducendo la scatola lentamente nella vita del tuo gatto. Posiziona una scatola vuota aperta in un luogo facilmente accessibile, come il suo spazio preferito o una zona tranquilla della casa. Questo ambiente familiare aiuterà il tuo gatto a sentirsi più a suo agio. Per rendere la scatola ancora più attraente, considera l'idea di mettere all'interno alcuni degli oggetti preferiti del tuo gatto, come giocattoli o coperte. Questo trasforma la scatola in un luogo familiare e confortevole, anziché un oggetto estraneo che potrebbe suscitare paura. Durante questa fase iniziale, evita di forzare il tuo gatto a entrare nella scatola. Consentigli di esplorare spontaneamente, seguendo il proprio ritmo. Osserva da lontano e presta attenzione ai segnali di disagio. Se il tuo gatto sembra ansioso o stressato, lascialo uscire in modo che mantenga la sensazione di controllo sulla situazione. L'approccio graduale permette al tuo gatto di stabilire una connessione positiva con la scatola, associandola a un ambiente confortevole e familiare. Con il tempo e la pazienza, il tuo amico felino potrebbe iniziare ad accettare la presenza delle scatole nella sua vita quotidiana, riducendo così la sua paura e ansia. Numero 2. Associazione positiva. Uno dei metodi più efficaci per aiutare il tuo gatto a superare la paura delle scatole è creare associazioni positive con queste ultime. Gli animali, compresi i gatti, tendono ad associare luoghi e situazioni a esperienze passate. Quindi, se il tuo gatto associa la scatola a momenti piacevoli, diventerà più propenso ad accettarla come parte della sua vita quotidiana. Una strategia chiave consiste nel premiare il gatto ogni volta che entra o esplora la scatola. Usa premi gustosi come croccantini o piccoli bocconcini di cibo che il tuo gatto adora. Questa gratificazione istantanea crea un collegamento positivo tra la scatola e la sensazione di ricevere qualcosa di buono, incoraggiando il gatto ad avvicinarsi a questo oggetto precedentemente spaventoso. È importante associare la scatola a un'esperienza rilassante e divertente. Puoi utilizzare giocattoli interattivi all'interno della scatola per intrattenere il tuo gatto. Muovi delicatamente un giocattolo o una piuma all'interno della scatola per attirare la sua attenzione. Questo non solo renderà la scatola più attraente, ma aiuterà anche a distrarre il gatto dalla sua ansia. Inoltre puoi creare un'associazione positiva fornendo al tuo gatto una coperta o un cuscino comodo all'interno della scatola. Questo rende il suo ambiente diurno ancora più accogliente e rassicurante. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. Numero 3. Piano di abituazione. Un piano di abituazione ben strutturato è un approccio delicato ma efficace per aiutare un gatto particolarmente ansioso a superare la paura delle scatole. Questo metodo richiede pazienza e dedizione, ma può produrre risultati positivi nel lungo termine, rafforzando la fiducia del gatto e riducendo la sua ansia. Per iniziare, scegli una scatola adatta alle dimensioni del tuo gatto. Deve essere abbastanza spaziosa da permettergli di muoversi comodamente, ma non così grande da farlo sentire perso o insicuro. Posiziona la scatola in un ambiente tranquillo e familiare. Comincia con brevi sessioni di tempo all'interno della scatola, fallo entrare per un breve periodo, anche solo pochi secondi, e poi permettigli di uscire. Offrigli un premio o un gesto di affetto ogni volta che entra volontariamente nella scatola. Questo rinforza l'idea che la scatola è un posto positivo. Con il passare del tempo prolunga gradualmente la durata delle sessioni nella scatola. Monitora attentamente il comportamento del tuo gatto durante questo processo.
Se mostra segni di stress come orecchie abbassate, movimenti nervosi o miagolii di disagio, fallo uscire immediatamente. Rispettare i segnali di disagio del gatto è fondamentale per non peggiorare la sua ansia. Un piano di abituazione richiede costanza e flessibilità. Ogni gatto ha il suo ritmo, quindi potrebbe essere necessario giorni o settimane prima che il tuo felino si senta davvero a suo agio nella scatola. Tuttavia, con pazienza e gentilezza, molte volte i gatti superano gradualmente le loro paure e iniziano a considerare la scatola come un rifugio sicuro invece che come una minaccia. Numero 4. Gioco interattivo. Una delle tattiche più efficaci per aiutare il tuo gatto a superare la paura delle scatole è renderle un luogo di divertimento e avventura. Puoi fare ciò utilizzando giochi interattivi all'interno della scatola, trasformandola in un ambiente coinvolgente e piacevole per il tuo felino. I gatti sono creature naturalmente curiose e giocose, quindi sfruttare queste caratteristiche può essere estremamente utile. Una delle semplici ma efficaci strategie è quella di utilizzare un giocattolo come una piuma, una pallina o una canna da pesca e muoverlo all'interno della scatola. Questo catturerà l'attenzione del tuo gatto, stimolando il suo istinto di cacciatore. Assicurati che il gioco all'interno della scatola sia una esperienza positiva. Usare giocattoli che il tuo gatto ama e dare loro il tempo di giocare nella scatola in modo rilassato. Ogni volta che il tuo gatto si diverte nella scatola, ricompensalo con piccoli premi o coccole per rafforzare l'associazione positiva. È importante tenere presente i limiti del tuo gatto durante il gioco. Non forzare mai il tuo amico felino a rimanere nella scatola se mostra segni di disagio o stress. Rispettare i suoi segnali è essenziale per costruire la fiducia e garantire che la scatola rimanga un luogo piacevole. Il gioco interattivo non solo aiuterà a distrarre il tuo gatto dalla sua ansia, ma renderà anche la scatola un luogo divertente e accattivante. Con il tempo il tuo gatto potrebbe iniziare a vedere la scatola come un posto in cui giocare e rilassarsi, riducendo così la sua paura iniziale. Numero 5. Pazienza e coerenza. Nel processo di aiutare il tuo gatto a superare la paura delle scatole, la pazienza e la coerenza sono virtù fondamentali. Ogni gatto è un individuo unico con le proprie esperienze e personalità, il che significa che il tempo necessario per superare la paura delle scatole può variare notevolmente. È fondamentale comprendere questa diversità e adattare il tuo approccio di conseguenza. La pazienza è la chiave. Alcuni gatti possono diventare confortevoli con le scatole relativamente rapidamente, mentre altri potrebbero richiedere settimane o persino mesi. Durante questo processo è essenziale rispettare il ritmo del tuo gatto e non spingere mai oltre i suoi limiti. Forzare un gatto a entrare o a rimanere in una scatola contro la sua volontà può avere l'effetto opposto, peggiorando la sua ansia e creando un'associazione negativa con la scatola stessa. La coerenza è altrettanto importante. Mantieni un approccio costante e positivo verso la scatola, offrendo premi, giochi e comfort ogni volta che il tuo gatto decide di esplorarla o entrarvi. Questo contribuirà a rafforzare l'associazione positiva tra il gatto e la scatola. Evita situazioni che potrebbero confondere il tuo gatto, come cambiamenti frequenti nel posizionamento della scatola o l'introduzione di nuovi elementi che potrebbero spaventarlo. Durante tutto il processo, osserva attentamente il linguaggio del corpo del tuo gatto. Riconosci segnali di stress o disagio e rispondi di conseguenza. La tua attenzione alla sua comodità contribuirà a costruire fiducia nel tempo. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.